What we see and what we seem are but a dream. A dream within a dream. You must learn to love someone else apart from me, Sarah. I won't be here much longer. The girl. The boy. The school. The rock. Fragments of a mystery from a summer long ago. Good morning, girl. Good morning. La vita è sogno. Soltanto sogno. Il sogno di un sogno. Everybody from Marco Domeniconi, your favorite music consultant. Ciao a tutti da Marco Domeniconi, il vostro pifferaio magico preferito nonché consulente musicale. Today we're gonna talk about movie and the soundtrack, un Picnic ad Hanging Rock. Parleremo del film Picnic ad Hanging Rock, film 1975, australiano, di Peter Weir, musiche di George Zamfir, flauto di Pan. Uscì in Italia con il sottotitolo Il lungo pomeriggio della morte. È stato uno dei primi film australiani a ottenere visibilità internazionale e un certo successo commerciale. It's been directed by Peter Weir in 1975, diretto da Peter Weir nel 1975. Avevo 12 anni e rimasi molto colpito da questo film e soprattutto dalla bellezza della protagonista Miranda, questa bellezza virginiana, botticelliana come viene descritta da Wikipedia. Il film fruttò la fama mondiale al regista Peter Weir. Lo abbiamo poi visto in azione con L'attimo fuggente, Witness, Master and Commander. La trama è presto detta: al giorno di San Valentino dell'anno 1900, un gruppo di studentesse dell'aristocratico collegio Appleyard, a 50 km da Melbourne, Australia, si reca per annuale picnic ai piedi del gruppo roccioso dell'Hanging Rock. Miranda, la protagonista, si leva le scarpe e comincia l'ascensione di questa roccia, seguita da Marion e le altre amiche. Inspiegabilmente le ragazze scompaiono. Nessuno ne sa più niente. Mistero. La colonna sonora, in particolare i brani di George Zamfir, ha un ruolo determinante nella riuscita del film. Sentite qualche roba. Incredible soundtrack by George Zamfir. Con la sua melodia languida e stregante, il flauto di Pan, appunto, accompagna al mistero e alla morte la fanciulla in fiore ai picnic ad Hanging Rock. È uno di quei motivi musicali legati indissolubilmente a un film. Ogni altra musica, commenti originali, contributi di Beethoven e Bach, si potevano anche dimenticare. Tutto, ma non il semplice e insistente tema che serpeggia sul flauto di George Zamfir, col suo senso del remoto, con la sua aderenza alla sua primordiale natura. Molto dell'incanto del film deriva da quello strumento. Rumeno. George Zamfir. Picnic at Hanging Rock, in 1975 Australian mystery film that was produced by Hal and Jimmy McElroy, directed by Peter Weir. The plot of the movie involves the disappearance of several schoolgirls and their teacher during a picnic at Hanging Rock. On Valentine's Day 1900 and the subsequent effect of the local community, Picnic at Hanging Rock was a commercial and critical success and helped draw international attention to the emerging Australian new wave of cinema.
pensate che il mistero venne svelato in un romanzo dalla scrittrice solo dopo la sua morte. Si parla quindi di... non ve lo dico, andate a vedere su Wikipedia. Comunque è un film decisamente intrigante. Spero vi sia piaciuto. I hope you enjoyed this program about Hanging Rock Movie. Ciao. Ogni mattina un ospite di rilievo. Con noi oggi Marco Domeniconi. Today at his DJ console, Marco Domeniconi leads you to the discovery of sounds and rhythms rarely heard elsewhere. Today at his DJ console, Marco Domeniconi leads you to the discovery of sounds and rhythms rarely heard elsewhere. Today, at his DJ console, Marco Domeniconi leads you to the discovery of sounds and rhythms rarely heard elsewhere.